AstraZeneca crea inevitabilmente dei disagi, ulteriori problemi, ulteriori ritardi? Beh, sicuramente sì, perché è un ritardo ovviamente comprensibile, speriamo breve, un breve ritardo, perché giovedì dovrebbe riunirsi l'EMA, l'organismo europeo di controllo, dovrebbe valutare le carte rispetto a quelle che sono le problematiche che si sono evidenziate a livello europeo, e dopodiché io suppongo che comunque ci sarà il via libera al riutilizzo del vaccino, perché in fondo è un vaccino che si è dimostrato sicuro, perché negli Stati Uniti e in Inghilterra sono stati vaccinati milioni di persone senza grandi problemi. Cosa cambia in queste 48 ore? Avete un piano B? No, continuiamo a vaccinare con le dosi che abbiamo di Pfizer e di Moderna. Cosa deve fare chi si era prenotato per fare il vaccino AstraZeneca? Niente, deve aspettare di essere ricontattato, perché sicuramente verrà ricontattato per l'inoculazione.